È più forte Rafamo o Nguyen? Che Ciccia no, che non ci sono i Murloc. Le stats dicono Nguyen. Però un pochettino di nervoso ti viene a vedere queste cose qua. Perché, cioè, vorresti giocare a volte Nguyen, a volte Rafam. E invece ti vengono sempre insieme. Quindi uno dei due lo dobbiamo scartare. A questo punto scarteremo Rafam. Però. Ti aspettavamo in tanti nella locanda. Mozzo. Ma se do il mio account oro me lo porti Legend? Non ho voglia neanche di fare Legend sul mio di account. Tralasciando, vabbè, che adesso il mese è appena ricominciato, però Buona battaglia. ho finito oro 5. Ho delle reclute fresche fresche per te. Ah, si tira 2 volte. Penso, ragazzi, qua di fare questo. Cioè, sta mappa è inutile, però probabilmente ci rimane in mano la mappa. Probabilmente ci rimane in mano e potevo fare effettivamente l'effetto di Lich King, perché non penso che torno dopo userò la mappa, però non si sa mai nella vita. Allora, hai perso anche con l'HP di Lich King. 2 danni. Taglia in furia là fuori. Allora, in teoria si potrebbe vendere mozzo, fare mappa e prendere la spawn, però io sarei più per fare level up qui. Cioè, costa 5, è troppo pulito. Detto, questa mappa ci muore in mano, ragazzi. Sì, non so se la tireremo mai. Magari in late ci serve a cercare, boh, un battle cry. Facciamo la mappa e prendiamo un battle cry, per dire, a caso. Anche perché, cerchiamo una selfless. Mi verrebbe da dire, cioè ci rimane in mano sta mappa per un bel po', non la tiriamo, anche perché il turno dopo vogliamo comprare 2 pezzi al 3. Se ci esce uno shop di pezzi a 1, 3 pezzi a 1 più un pezzo a 3, magari prendiamo il pezzo a 3 e tiriamo sta mappa, però vabbè, insomma, qua avete capito l'idea, insomma. E lui ha fatto la giocata del doppio mazzo. Ho delle reclute fresche fresche per te. Potrebbe fare la differenza. Lo vendo il mozzo e farà la scommessa? Secondo me ci sta. Secondo me ci sta. E ovviamente è rischioso, ma se troviamo 3 gold aiutano un sacco. Prossimo turno. Allora, Jack Beam è ancora al 2. Isera è al 2. E lei ha battuto questo che è Maligos. Ha battuto Reno. Reno ha battuto Lich King. Quindi lei ha battuto un Reno che ha battuto un Lich King. Lei ha i draghi. Chi è più forte? Secondo me Xirella. Xirella ha livellato? No, al 2. Ha livellato ora, quindi te che è rimasta all'1 per più tempo. Xirella, dai. C'è la più forte. Non dirò. Bene, dai. Speriamo, ragazzi. Prendiamo 3 danni. Wow, Rino ha fatto la curva, quella strana, per trovare la tripla. Yes. Rieccoti. Come Oddio. va là fuori? Oddio, oddio, oddio. Omo. Tripla al 5. Sì, direi. Direi proprio di sì. Cioè, l'alternativa è comprare Tare Gosa e frizzarla, ma turno dopo costa 8 e non posso triplare al 6. Quindi, triplo al 5, now. Quello potrebbe fare la differenza. Questi li tengo per dopo. Fortissimo. Fortissima mamma con Ratpack lì. Io frizziamo. La qualifica com'è andata? Male, abbiamo perso il secondo turno, purtroppo. Buona battaglia. Ciao Forno, welcome back. Amblimblone hai perso il fanta di mezzo punto? All'ultimo, dai che ti rifai questa. Qua devo shottare il 2-4. Buono. Stavo a chiederlo.
Come mi sentite, ragazzi? L'audio secondo voi ho battato? Va bene. Ok, allora è meglio così o così? Due o Tuoi uno? servitori hanno davvero dato tutto. Questo direi. Potrei swappare al 6-4. Non so se lo vogliamo prendere. Siamo bestie in realtà qui. Quindi io swapperei 6-4 con ratto. Prenderei ratto e rollerei. Devo swapparlo prima. Potrei anche usare questa. Vendere il 3-3. Swappare ratto. Prendere solo ratto e 6-4. Provare a discoverare alla 2. Bestie. Secondo me ci sta a fare due rolle. Comunque. E se mi uso la Piace il tuo mappa? modo di pensare. Rana ci sta in teoria. Non è un brutto shop questo qui. Ok, Buona battaglia. penso di frizzare quella roba. Sai fare. Le gambe delle donne. Ok. Ha senso livellare e non prendere i ratti della fogna? Fare solo Houndmaster su rana? I ratti non sono malvagi e probabilmente è giusto comprarli, li ho anche frizzati apposta. Prendono più 10, più 10 di stat, sono belle statistiche quelli. L'idea è che magari vendo a un master per fare la mappa. Magari la mappa la faccio subito. Vai. Che Attenti al lupo. poi ho sbagliato perché è più forte farlo su un ratto, un master. Che su rana. Quello potrebbe fare la differenza. Comunque siamo forti. Prossimo turno può saltare l'elemental e andremo su. Annichilito totalmente. Giusto così. Due turni di mama, giusto che ci facciano una board forte come questa. I tuoi servitori hanno davvero dato tutto. Prestidigitazione. Allora, un roll ci sta, non penso di prendere il secondo Saurolisco. Savana d'altro canto, non mi dispiace. Vendo questo. Hero Power, sicuramente Ice Block. Si può prendere sia Savannah che Houndmaster da fare su un ratto, ma credo sia più forte Savannah Highmane. Sto va qua giù e va bene così. Come la si completa questa board? Probabilmente con la bestia 4-5 qua. Leave Protection, non ci sono i robot. L'oppo ha due draghi. Pensate che abbia un'idra con due draghi? Secondo me non ce l'ha Cleave. Però per sicurezza posso fare così. Voglio rinnovare la sub e voglio apparire su YouTube come facciamo. Nick, devi cercare la partita che pensi possa arrivare primo. Freeze per il 4-3? Secondo me no. Cioè, al momento io qua cercherei 4-5, un altro Rat Pack, tripla di questo. Fare poi a un certo punto penso che faremo le Max con Reborn. Cioè, questa è una comp però che in Hai late buone game non scala possibilità di infinito. vincere. Cioè, molto forte in mid, ma in late poi dopo non scala più. Quindi tipo, c'è la bestia 4-5 che dà stats che è fortissima. Quella assolutamente la voglio prendere. Andare al 6, d'altro canto si sblocca Mexna. E con blocco ce lo si può permettere. Però solo per Mexna è precoce. I servitori hanno davvero dato tutto. Questo come funziona? Perché
per il prossimo turno. Però ci sta. Magari funziona. Ma vabbè, sta lì, dai. Rolle. Questo lo prendiamo. L'altra rana. L'altra rana la vogliamo? Non è male, non è neanche forte. Ciao YouTube. Ciao YouTube! Ciao Nico, speriamo sia davvero il game che andrà su YouTube. Prende la rana Taverna 2. Non fa impazzire, ragazzi. Assolda pure una di queste reclute. È una rana, eh? Il problema è che secondo me salta. Ah, certo. La ranocchia non è forte. Eppure questa in realtà è una build rana. Ormai la prendo. Questi li tengo per dopo. Rimaniamo così. Turno dopo tripliamo il ratto. Hai Alla fine la rana andato l'ho bene. comprata. Boh. Rana build. Qua dopo la scammata. Hai vinto il 14. Secondo me BG diventerà competitivo ufficialmente? Sì. Eccoti. Come va là fuori? Secondo me sì. Assolda Lui è pure bello. una di queste reclute. Quindi, c'ho così. Assolda pure una di queste reclute. Chi salta? La rana. È la rana che dovrebbe saltare qua. Schifo. Se no, Savanna Aimane. Proviamo a rimanere con le rane. Non so quando sia forte la rana, secondo me è puzzolente. È anche vero che potrei anche tenere tutte e due. Faccio così. Questo lo do a mamma. Senza farmi troppi problemi. Lui ha la stessa comp nostra. La più scarsa. Fa la nostra trade. No, è morto. Che bello. Tre mamme e torna in shop. Salta savanna per pompare sta rana. Sa che salta savanna qui. Sempre meglio avere qualche servitore da giocare. Tutti bestie. Questo va qui. Meglio assoldare una recluta finché puoi farlo. Vediamo su Savanna. Faccio questo su questo. Abbiamo tutti la stessa comp, incredibile.
c'è lui. Di uno. Zap, sto figo. La battaglia è estenuante. Rimettiti in sesto e torna a combattere. Rat Pack, coppia. Meglio assoldare una recluta finché puoi farlo. Meglio assoldare una recluta finché puoi farlo. Allora lui è figo. Lui è figo, lo frizziamo. Ho capito. Cioè, qua come si fa a migliorare, ragazzi? A parte mettendo delle mechs con Reborn, che però non sono forti in sta partita qui, perché hanno tutte le bestie come noi. Devo triplare la mama, triplare il Rat Pack, dare taunt a questi, tipo. Ora, ma viene proprio quando siamo contro l'unico che non ha bestie, la Rafan, purtroppo. Barone, per dire, secondo me non è buono. Cioè, sta rana, ragazzi, secondo me salterà una certa. Sono tutte stats. Cioè, prendo Saurolisco, lo gioco. Devo triplare mamma e Saurolisco. Siamo sopra, comunque. Che abbiamo un botto di stats. Tipo l'HP di ramo grigio qua potrebbe essere interessante. Sì, vabbè, ma chi è? Questo qui al telecomando. Solo mame colpisce. Che cazzo è? Oh! Tre volte di fila ha attaccato mama. E vince così. Perso un altro fight stando sopra. Mi scoccia perché ho il blocco e ho una comp che non scala. Quindi mi batte lui. Adesso però dovrei beccare Goddummit. E selezionando il servitore scambia le loro statistiche. Bella questa. Posso mettere le statistiche della rana sulla mama. Mandare poi la rana in ringhiile. Andiamo su. Andiamo al 6. Andiamo al 6. Svoppo la rana con mama. Con la mama senza reborn, magari. E chiudo con questo taunt qui sto turno. Andare al 6 serve per cercare Mexna. Serve Mexna o non serve Mexna? Non so mica se serve in sta comp per battere questi. Boh, sono contro il morto. In teoria vedo più pezzi. Dovrebbe convenire alla lunga. C'è Argus, allora. Non riesco a comprarlo. No, no, se vendo Savanna sì. Possibilità di vincere. Anche ha la stessa identica nostra comp, però senza mamma. Devo trippare mamma e crocolisco, ragazzi. Che com. Ah, ma ormai le bestie si fanno così, ragazzi. Sono più forti della comp con Goldwyn. I tuoi servitori hanno davvero dato tutto. Here. Ah, qua bisogna triplare mamma. Questo crotalo ci sta. Un altro crotalo. Non lo posso prendere perché, cioè, se lo piglio è per sostituire cosa? Cioè, l'idea è tipo triplo mac, triplo mamma, triplo crocolisco e into due mexna con crotalo. Penso sia l'unico scenario OP, no? Dove Crotalo brilli. Quindi non so se ci stia a prendere il secondo. Probabilmente è Greedy. Coiler. Più scarso di questi. Quindi si rolla. Hydra entra più un 10 più 10.
E oddio, non credo sia meglio di ratto in sto compitra. Non so se è un bait il tipo di ratto. Non penso che sia un bait. No, invece è un bait. Invece è un bait, perché devo triplare Hai questi qua. buone Questo va possibilità di bene, vincere. separati. Allora, lui ha due savane dorate, stessa comp con la mamma con Reborn, però ha Goldrin con Baron. Che ho i KP di test ci vorrebbe qua. Lo sarebbe forte la KP di test. Triplo tutto, triplo. Test. Delle reclute fresche fresche per te. Non serve Zap contro di lui. Contro di lui sì, ma contro di questo no, io devo giocare questo. Goldrin e Amul. Il problema è che devo far saltare un ratto. E Amul ci sta, lasciamo stare Goldrin, fate saltare un ratto, dai. Bene, mi sono indebolito. Mexna. Allora, Mexna ci sta. Quindi vendo il ratto senza taunt, perché il ratto delle fogne serve, che è un taunt. A parte che posso fare così, vedere cosa Quello esce. farà un bel po' di danni. Hai buone possibilità di vincere. Ovviamente questo andava in fondo, però. Non prima. Adesso magari da scudo qua e sono un genio, però. Non mi sono delle stats. No, buono. Buono. Vinco. Ma non lo uccido, faccio 11 danni. Adesso però becco il morto, quindi va bene. Sì, è vero, se mangiavo crotto lo facevo più stats. True. True. Vabbè, lui non c'è bisogno di questo, faccio un roll gratis. Devo riuscire a trovare questa tripla incredibile e che non riesco a triplare questi. Goldrin secondo me non è forte a turno 16 ore. Che zap lo prendo per dopo. Io lo dico sempre, fai le cose in grande o non farle affatto. Assolda pure una di queste reclute. Oh, Assoldando quel servitore Madonna. otterrai una tripla. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Incredibile. Ma a me vanno in fondo, magari tipo una cosa del genere, secondo me. Cioè, lui che si rievoca prende il buff di Mama. Probabilmente il positioning è così. Poi, però, dopo, allora faccio lui. Prendo lui e Macao. Ratto non è più così tanto forte. Però, in realtà, neanche Mexna così è tanto forte contro di questo. Zap è molto forte, non ci sono vero spini. Però, Crotalo lo prendiamo, diamo magari rinascita boh, al Savanna. Il 69 è uscito? La mamma Crotalo Bill. Queste ragazzi sono le nuove bestie, le bestie del 2021.
Guarda, ce la giochiamo contro questo qua che ha 7 bestie, quindi ha venduto barone. Mantieni la pressione. Bella questa. Ha venduto barone, non serve zap, quindi so 7 bestie. Però posso shottargli mana, è comunque buono. Mi chiedo se voglio fare reborn su Mexna contro bestie che spawnano. Probabilmente lo voglio fare su Savanna. Reborn. Cioè fare questo qui e magari gioco zap. Ma Savanna non la gioco neanche. Cioè Mexna non la gioco neanche. Dovrebbe essere più forte il ratto che... Savanna è più forte di ratto. Ci sono, vendo questo, Max, gli do questo. Eh no, è così. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Vediamo come Sta va. andando bene. I don't know. Ha rimesso Barone. La lettura. Capire un po' inutile, cioè reborn lì è un po' inutile. Va bene, siamo fortissimi, ragazzi. Andiamo a vincere con questa build. Serve triplare Mama. Selezione tutti i servitori, scambia le loro statistiche. Posso fare uno zap gigantesco. Però non so se vale la pena. Se no, do semplicemente la Kanishu su zap. Più safe. Do coppia di Savanna. Eh beh, siamo tripla di mamma. Possiamo vendere Goldrin e Mexna per fare HP su Zap e giocare un'altra Savanna. Penso che la comp sia così. Se no possiamo anche vendere il 2220, che non è fortissimo, per mettere Goldrin. Però è credo sia comunque più forte di Goldrin e Mexna. Quindi farei così. Eccoti una moneta d'oro per il distruttore. Bel colpo. Effettivamente il ratto non è il massimo. Cioè, ha dato delle stats, non so se è stato worth il trade. Dovrebbe essere fatta. Le vesti del futuro. Primo posto. Direi di sì, non penso possa uscire nulla che lo faccia, che lo salvi. Questo non me lo può killare, ragazzi. Primo posto con le bestie del futuro. Spettacolo. Il 69 è uscito? Bella per il ragazzo che voleva andare su YouTube. Ce l'ha fatta. Ha parlato bene la sua sub, eh? Il buon Nick va su YouTube.